ben ritrovati ancora una volta, eccoci qui con il nostro angolo profumoso e oggi vi voglio parlare di alcune fragranze estive che molto molto fresche oltre che estive che sto utilizzando in questo periodo. Sono delle fragranze che già conoscete perché già ve ne ho parlato, sono in mio possesso già da moltissimo tempo e forse queste due ce l'ho da un annetto a questa parte, ma comunque fragranze che sono già in commercio, insomma, da un paio di anni, da un pochino di tempo, e quindi sicuramente le avrete anche voi. E poi sono tutte fragranze, diciamo, su un prezzo medio basso, ecco, diciamo, forse la più alta è questa. E prima di partire, naturalmente penso che si veda, non so mai come metto l'inquadratura. Io c'è qui il nostro fly che fino a qualche minuto fa ha fatto il birichino perché io ero di fuori sul balcone a parlare con la mia vicina di casa e niente, lui non vi dico che caos che ha fatto e quindi sono dovuta subito rientrare e sottostare ai suoi comandi. Praticamente lui è il capobranco, vero? Sei il capobranco di questa casa? Sì? Ok, adesso però sta buono buonino, eh? Allora, inizio subito a parlarvi. Qui ho un po' di appunti, un po' di appunti che mi sono presa. Indosso con molto piacere ogni anno, soprattutto sul finire della primavera e poi quando esplode l'estate e anche inizia autunno, Fleur de Figuier di Roger Gallet, e ho anche un altro io al fico, quello La Secret di Equivalenza, però diciamo che questo di Roger Gallet è quello che mi ispira di più, quello che mi piace di più, perché è un fico molto delicato. Molto, molto semplice, molto naturale e quindi è piacevolissimo da indossare sia per se stessi e magari anche per chi ci sta intorno, no? Per un fatto di educazione, magari come dico sempre, non indossare un profumo troppo invadente, soprattutto se si lavora a stretto contatto con altre persone, ecco. Cosa dire di Fleur de Figuier? Allora, gli accordi principali è un agrumato, è un fruttato, c'è del verde, è un legnoso, è un dolce, è un fresco, uno speziato fresco, un muschiato ed un lattonico, quindi praticamente c'è un po' di tutto. Questo è una fragranza aromatica fruttata da donna ed è stata lanciata sul mercato nel 2013. Io però l'ho conosciuta nel 2015, una cosa del genere, ho imparato a conoscere questa fragranza, che tra l'altro adesso devo andare comunque a ricercare il venditore nella mia città, perché la farmacia che ho vicino casa praticamente non vende più Roger Gallet, si è messa a vendere Nuxe, altre cose, insomma, vabbè, poi per 1 o 2 mesi ha venduto le acque della Yap Farm, delle quali insomma ve ne ho già parlato, e poi insomma alla fine sono scomparse anche quelle, vabbè. E niente, comunque questo Fleur de Figuier, il naso di questa fragranza si chiama Francis Kurkdjian, che lui insomma ha messo insieme tutte queste note ed è uscita fuori questa fragranza veramente pregevole, ecco. Le note di testa sono mandarino, pompelmo e comino, le note di cuore sono fico e foglia di figo, che tra l'altro, nonostante non sono subito le note di testa, ma sono note di cuore, però diciamo che vengono fuori prepotentemente, quindi si fanno sentire, esplodono veramente alla grande. Le note di base sono invece nettare di fico, legno di cedro e muschio. Quindi c'è questo muschio e questo fico che si mischia, si amalgama molto bene con le note agrumate del mandarino e del pompelmo e soprattutto anche con il cedro. No, tentennavo un attimo perché stavo leggendo del comino.
Allora, il cumino è una spezia che io sto iniziando a conoscere in questi ultimi tempi, però diciamo in cucina, quindi la utilizzo soprattutto quando faccio dei piatti etnici, lo metto anche nell'hummus, in alcune zuppe, per esempio l'ho messo anche nella zuppa turca, se avete perso quel video ve lo lascerò sopra nel link magari, così andate un attimino a vederlo e scoprirete così il cumino anche in anche soprattutto in cucina, poi ecco anche nei profumi come in questo caso, però non riesco a riconoscerlo nei profumi. È un che cos'è questo? Eau de toilette, vediamo un attimo, penso di sì, o è un'acqua o una colonia, ma no, è un eau de toilette questa. E praticamente è portabilissima ad ogni età, quindi la sento molto fresca, molto giovanile, adatta a una donna elegante e dinamica nello stesso tempo, e lo vedo indicato in qualsiasi ora del giorno. Passiamo adesso alla seconda profumazione, la seconda profumazione di Tesori d'Oriente. Ne abbiamo due, una dietro un'altra. Questa è Thalassotherapy ed è una profumazione unisex, e quindi lo possono indossare sia gli uomini che le donne, e niente, quindi ecco, se magari siete in partenza, se andate in vacanza, potete mettere un unico profumo che vale un po' per tutti. E cosa dire di questo Thalassotherapy? Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che ve l'avevo messo anche nei profumi indicati per la spa, per il centro benessere, mi sembra. Dove vai? Ci abbandoni tu? Ehi, vieni, vieni qua, Paolini ci abbandona. Lo sapete che l'ho soprannominato il Paolini di YouTube? Vieni amore, vieni. No, va bene, lasciamolo perdere. Comunque, voi direte lasciamolo perdere, lascialo perdere, voi non c'entrate nulla. Parla per te, Mary. Allora, gli accordi principali sono il marino, il salato, l'agrumato, l'acquatico, il legnoso, il muschiato, il talcato e l'animalico. Io ci sento molto l'ozonico, praticamente, quindi questo l'acquatico, questo marino salato, ma come ho già detto un'altra volta, è un salato diverso da praticamente fior di salina, verem di reminiscence, fiori di sale, fior di loto, sempre di loro, del Tesori d'Oriente, quella era una body mist, praticamente niente a che vedere con quello. Ci somiglia vagamente, proprio vagamente, però è un, questo è più agrumato, quindi è un marino, acquatico, agrumato, io ci sento molto questo aspro, questi agrumi, ci sento il bergamotto, andiamo a vedere se veramente è così, sì. Note di testa, bergamotto e limone. Le note di cuore sono alghe e sale marino. Ecco, sta lì la particolarità, perché le alghe, che magari si contraddistingue dagli altri che vi ho nominato prima, quindi queste alghe, che non sono le alghe in putrefazione che a certe volte sentiamo, no? Quando passiamo magari con la macchina nei posti di mare, almeno nella mia zona mi capita sempre così certe volte, no, è proprio il profumo, quello bello, pulito, sano dell'alga. E le note di base sono legno di cedro e muschio, questo muschio che io non sento, sento molto il bergamotto e il limone e queste note di mare, di sale marino. È una fragranza del gruppo agrumato aromatico, è unisex, l'abbiamo detto, ed è giovane perché ha circa 3 anni, è stata lanciata sul mercato nel 2023. Questa è una fragranza che io adesso, nel 2020 scusate,
È una fragranza che io adesso sto riscoprendo, sto indossando soprattutto questo periodo molto caldo, proprio perché mi dà sollievo, dà freschezza, e visto che io poi non vado a mare, nonostante abito in una città di mare, perché, ma non perché non ami il mare, perché non sopporto il sole, e quindi insomma mi dà proprio quella sensazione di mare e mi piace veramente molto. E l'altro profumo, sempre di Tesori d'Oriente, è questo Forest Ritual. Praticamente è un profumo aromatico alla ninfea bianca e legno di inoki. Oh, ecco, non riuscivo a leggere. Questo è un fresco, ci sento degli agrumi anche qua, però è più un verde, più sul verde, ed è, già l'ho detto mi sembra in un altro video dove ve lo presentai questo profumo, praticamente dà la sensazione di giungla, di foresta, e ne manco a farla apposta. Comunque si riferisce questo Forest Ritual al Forest Bathing, che letteralmente significa appunto bagno nella foresta, che sarebbe un rituale di benessere giapponese che prevede una rigenerante immersione nelle foreste per aprire di nuovo lo spirito. Ecco, sapete, mi viene in mente a questo punto, io ho visto degli spettacoli tra virgolette, perché poi alla fine non sono spettacoli, lui gira in varie associazioni, nelle scuole, in varie strutture, dove varie strutture sociali, praticamente nelle biblioteche, mi sembra, insomma, nei punti di aggregazione culturale. Questo indigeno, Atuka Guarani si chiama, non so se lo conoscete, andate a dare uno sguardo su internet, Atuka Guarani. Questo è un indigeno che lui praticamente parla. Lui è un indigeno che è un indigeno che parla della foresta amazzonica, che è poi la sua terra, parla dei suoi problemi, ma non solo di questo, mette però in pratica dei vari rituali. C'è anche lo sciamanesimo. Ho visto questo rituale dello sciamanesimo, niente di preoccupante, è una cosa molto semplice, quindi non è che stiamo a parlare dello sciamanesimo che si vede nei documentari, in alcuni film. E poi lui fa questa pratica del bagno della foresta, e lo fa nel modo, mette praticamente sul corpo di una persona questo tronco, il tronco, l'albero della pioggia mi sembra si chiami, dove si sente tutto il rumore della pioggia secondo il movimento di questo tronco. E poi riproduce dei suoni della foresta, tra cui anche il vento, e quindi ecco, mi fa venire in mente anche lui, questo forest bathing, praticamente, questo rituale. Questo profumo mi richiama proprio alla mente questo personaggio, Atuka Guarani. E sempre per quanto riguarda questo Tesori d'Oriente, allora è un legnoso, è un agrumato, è un aromatico, è uno speziato fresco, anche uno speziato caldo, muschio vegetale, floreale e terroso. Questo terroso ancora devo riuscire a capirlo. E anche questo è unisex come l'altro, quindi ecco, se siete in partenza portate questo e praticamente state sul sicuro, va bene per tutta la famiglia. È stato lanciato sul mercato nel 2022, le note di testa sono zenzero e limone, le note di cuore ninfea e rosa, le note di base sono legno di inoki, muschio vegetale e ambra. C'è questo zenzero e questo limone che escono fuori in maniera prepotente, si sentono subito addolciti dalla ninfea e dalla rosa. Non so se è ninfea rosa, perché c'è la ninfea bianca,
Intanto io penso che non si è visto perché mi riprendo sempre a metà, stavo quasi per infilare tutto nella narice, praticamente mi piace proprio questo profumo. Dicevo, non so se è la ninfea, si sono sbagliati, quindi è ninfea e rosa, o esiste la ninfea rosa come esiste, quindi è stato uno sbaglio, vabbè, insomma fatto sta, ecco, che questa ninfea insieme a zenzero e limone si sente molto prepotente, esce fuori una bella fragranza fresca, proprio adatta per l'estate, che io sto indossando veramente alla grande per tutto il giorno. Ultima fragranza che sto alternando a queste, ma ce ne sono anche altre, poi magari ve ne parlerò, ecco. È questa di Folie Folie, una body mist, che è bergamotto e neroli bianco, un bergamotto un po' asprigno, ma nello stesso tempo fresco, aspro, forse mi sono, non l'ho definito bene, aspro ma non più di tanto, perché già ve ne ho parlato del neroli, praticamente, che altri neroli che sono un po' aspri, questo si fa sentire però con molta discrezione, è fresco e agrumato, troviamo l'unione di queste due note, appunto il bergamotto e il neroli bianco, forse proprio perché non è un neroli assoluto, ma è un neroli un po' più dolce, ecco, quindi mi piace un pochino di più rispetto agli altri neroli. È una fragranza che fa pensare alla vitalità, all'energia, all'estate pura. È un neroli, possiamo dire, intrigante, e ci sono anche degli accenti fioriti e ambrati, e si sente molto anche il cedro, quindi non solo bergamotto e neroli, ma anche il cedro. È un profumo che vedo adatto un po' per tutte le età, così come lo erano anche le altre, però questo in particolare anche per le giovani, proprio è proprio fresco e giovanile. E i prezzi non vi ho detto, questo è quello più economico di tutti, sotto i 2 euro, questi vanno dalle 3 alle 4 euro e qualcosa, quindi secondo il negozio che le vende. E questo io lo pagai 28, però ecco, il prezzo va tra le 28 e le 35 euro. E queste sono 4 fragranze che io sto utilizzando in questo periodo. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, pollice in su, condividetelo sui vostri social, magari se volete far conoscere questi profumi anche alle vostre amiche, mandate anche un messaggino WhatsApp, fate condividi sotto, e si può mandare benissimo anche su WhatsApp. Vi dico questo perché andando a vedere sulle informazioni del mio canale ho visto che le maggiori condivisioni avvengono tramite il social WhatsApp. Questa è una novità e a me mi fa molto piacere, insomma, l'importante è che si parli di noi. Baci e alla prossima!